La biosteria Sbarba Cipolla è una realtà nata da 6 anni e mezzo qui a Colle di Valdelsa, nel cuore della Toscana, fra Siena e Firenze, con un intento di dar voce a un'alimentazione naturale e dare anche un po' di visibilità a un modo di intraprendere questo mestiere della ristorazione un po' diverso, cioè etico dal punto di vista che noi collaboriamo con i piccoli produttori e cerchiamo di aiutare anche chi sta entrando nel mondo dell'agricoltura o della produzione agroalimentare, supportandolo con l'impegno di un acquisto dalla parte del ristorante. Noi facciamo una cucina prevalentemente vegetariana, con anche della cucina vegana, però facciamo anche della cucina di carne, per un pensiero che sta alla base di tutto, cioè il pensiero che ognuno fa il suo percorso gastronomico e culturale, senza muri, senza chiusure, con un confronto che è quello che ci arricchisce. Sbarba Cipolla ha iniziato, parlando di alimentazione, a cercare di promuovere tutti i produttori. Abbiamo deciso così di supportare e collaborare con diverse altre realtà, cioè come oggi con la musica, col teatro, con la danza, con altre associazioni. Tutto questo è un crescendo sempre di più di collaborazioni e ha portato a eventi con le scuole di musica locali, con artisti, pittori, fotografi locali. È una cosa che sta sempre più crescendo. Siamo conosciuti, c'è una bella risposta, anche perché c'è una grande attenzione a questo stile di alimentazione. Siamo in una terra non facile per questo, perché la Toscana è un regno di una cucina molto, molto robusta e molto di carne. Cioè, partire con l'avventura di un ristorante che è prevalentemente vegetariano, all'inizio qualcuno aveva dei timori, però io sono convinto che se le cose si fanno veramente con passione e con idealismo, vanno. E infatti Sbarba Cipolla per ora va. Io, se penso alla frase "l'Italia che cambia", vorrei auspicare a tutte le persone che si mettono in gioco, si mettono in discussione, si confrontano uno con l'altro. Secondo me la ricchezza e il cambiamento è proprio il confronto con il diverso, con quello che non conosciamo, invece di litigare, confrontarsi e arricchirsi da questo. E questo potrebbe portare già a un immenso cambiamento. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia.